E ciao a tutti, eccoci qui al terzo episodio del gameplay di Runes of Magic in italiano. Ho accettato tutte le quest di questo accampamento e ora facciamo le quest. Quindi prendiamo questi denti di cinghiali, qua ho qualcosa di nuovo. No. Ah, ma non vi ho neanche fatto vedere le mosse. Allora, questa mossa qui ci immunizza per 10 secondi. 3 secondi, quello che è. Poi c'è quest'altra che sono di attacco, che fanno, cioè, quando si è a dei livelli molto alti sono molto utili, ma sono molto deboli come attacco. Quindi non le potenze neanche. Poi, dobbiamo raccogliere questo. Come vedete, qua ci sono i pallini gialli e i pallini rossi. Dobbiamo uccidere questi orsi qua, cioè questi cinghiali. E dobbiamo raccogliere quei sacchi. Allora, qua non c'è niente. Manco qui, perfetto. Ah, c'è un po' di gente qua. Ah, bene sto mantello. Vediamo. Ma sì, va. Gli mettiamo questa bella runa. Ecco fatto, la indossiamo. Oh. Ah, giusto, sono a livello 9 e quindi prendiamo tutta questa roba. Sì, però Giulio, un attimo, mi dai tempo di mettere a posto. C'è ancora fame. No, ragazzi, io per esempio sto registrando questa terza puntata in un giorno, perché non riuscivo a caricarle tutte subito. E lui ha ancora fame. Da cioè ora sono le 3 e lui ha ancora fame. Ma io non so con che coraggio. No, l'ultimo, Giulio, l'ultimo. L'ultimo cinghiale, Giulio. L'ultimo cinghiale. Ok. E ora raccogliamo questi sacchi. Cinque su 10. Ah, tra un livello possiamo prendere il debito. Che meraviglia. Mi manca il debito. Ah giusto, voi dovete sapere che Giulio con il suo PG Dark Edivad, il suo primo PG, è un kamikaze. Prendeva e prende ancora oggi un sacco di debito per delle cazzate. Cioè, è una cosa impossibile. Facciamo il giro lungo. Manca l'ultimo sacco che lo sta prendendo, ecco, di Giulio.
Però non ti batto. In che senso non mi batti? Ho due quest finite, benissimo. Ah, mai sfidare un elfo, perché lui, il suo primo PG è un elfo, e io sempre un umano, perché così tanto. Allora, pure questo. Nuova quest. L'ho presa, l'ho presa. Allora. Ci mettiamo qui. Anche l'altra prendiamo. Non risponde. Giulia, prendiamo sì o no? Anche l'altra? Ah, sì. L'aveva scritto in parte e io non l'ho letto. Come sei volgare. Mamma mia. Uccide i lupi perché ha voglia. Ok. E noi lo proteggiamo. Ok, dobbiamo uccidere questi Nanerottoli, cosa sono? Ok. Non mi fa prendere, Giulio. Darci addosso. Ci sono addosso, lo vedi? Clicca sopra. Mi dice nothing happened. Idiota. Cosa idiota? Oh, ma stai bene, Giulio? Idiota. Cosa devo prendere? Boh, cazzi tuoi. Cioè, ma vi rendete conto, questo idiota? Devi uccidere. Madonna, non capisci un cavolo. Allora. Devi uccidere quelli. Quei cosi da piccolini. Chi ha parlato? Ma è spaventato, coglione. Lo spadino. Ok. Ah, lo spadino. Quelle cose che escono dei mob ogni tanto, come avete appena visto, è lo spadino che dà sia l'attacco che i critici in più. Poi c'è lo scudo, quello verde, dà il physical defense, cioè i danni, cioè i fisici da corpo a corpo.
Lo scudo quello blu, la difesa magica. È finita, finita. Andiamo. Difesa magica. E poi c'è si chiama la pozza. La pozione quella rossa. Dà un sacco di vita subito. Poi c'è la pozione quella gialla, che dà la vita pian piano, i secondi. E poi c'è il bastoncino, che serve per i maghi, i preti, che aumenta cioè il loro danno magico e gli effetti curativi. Ok, siamo a livello 10, possiamo prendere la seconda classe. Giù andiamo a prendere subito la seconda classe, ora, subito. Subito, subito. Sì, e dice quella parola, genitali maschili. Genitali. Non posso dire queste parole, altrimenti mi chiudono il canale. Ah, sì, giusto. Il prete dal livello 10, può resuscitare le persone. Infatti, questa mossa fa la croce in testa a una persona e per mezz'ora quella persona, se muore, può autoresuscitarsi da sola, mentre quest'altra, Resurrection, resuscita una persona già morta e riduce anche il debito di una percentuale, penso il 30% di debito riduce, quindi è molto utile. E questa è la nuova mappa, come potete vedere. Questo è Sivespring. E questo enorme castello è Varnas. Diciamo, come dire, è la parte più importante del gioco, diciamo, sì. Perché da lì parte tutto. Lì ci saranno gli eventi di Zo, cioè gli eventi di Varnas, ci saranno i giochi, ci sarà. È tutto lì, la parte più bella è tutto lì dentro quel castello. Aspetta, Giulio, registrati al portale. Ci registriamo al portale. Ok. Questo è il ponte, e fate Varnas Gates. Ora andiamo qui a Castle. E ci prendiamo la seconda classe. Questo caricamento sempre molto lento. Ok. Siamo a Castle. Allora, qui ci sono tutte le classi. Priest, Knight, Mage, Scout, Rogue e Warrior. Io prendo il Knight, quindi welcome Knight, conferma. E come vedete, io qui ho una seconda immagine, e lo scuro è Knight. Anche lui ora lui ha già cambiato, è diventato uno scout rogue. Facciamo questa quest qui, che ci dà l'arcana smutor. Ecco fatto. Questo invece cosa dà? No, niente, niente. Ok, come mosse, come pagine di mosse, si aggiunge il Knight, ovviamente. Infatti ora potremo usare anche le mosse del Knight, diciamo le mosse quelle condivise, ecco.
Ok. Penso cambiamo. Non so, vuoi mandare avanti a seconda classe? Boh. Io direi di sì. Ma andiamo avanti un po' la seconda. Ok. Ok, qui si può cambiare la classe. Infatti mettiamo che Knight in prima e il Priest in seconda. Facciamo ok. Ci cambiamo i vestiti. Questi sono i vestiti di Deck Knight. Fanno abbastanza cagare. Ah, giusto, il Knight ha una possibilità veramente molto molto utile, che può avere, come vedete, già maglie molto più forti a confronto a quelle lì del Clout, cioè quelle del prete. Andiamo a Barnes Gates. Ok, eccoli Giulio. Rayford. Ma cosa? Vuoi andare lì? Va bene, andiamo a Rayford. Ok, siamo a Rayforest Camp Lollipop. Perché Lollipop? Ma va bene. Parliamo con questo. Ok, grazie della quest. Accettiamo anche questo. Senti, ok. Parliamo con questo anche. Ah, giusto, ora io posso neanche più. Ah, no, sì, posso curare. Mettiamoci le mosse curative qua. Ok, quindi io se io ti clicco. Ecco qui. Perfetto. Ora potrei anche attaccare io. No, ho fatto immunità per sbaglio. Questa mossa rende immuni per dei secondi tutto il party. E quindi l'ho sprecata così. E ora attacchiamo anche io. Attacco anch'io. Sì, però. Ah, giusto, una cosa, ecco, il perché Giulio è così forte a un livello basso, perché lui può usare come si chiama, l'equip del Rogue, perché sia lo Scout che il Rogue hanno il stesso tipo di equip. Non lo sto usando ora perché, vabbè, non lo uso ora perché è un livello abbastanza basso, cioè lui, lo sto usando. Però il Rogue e lo Scout usano tutte e due lo stesso tipo di equip, i Leather, e quindi sono molto avvantaggiati. Muova questo.
Giulio, che dici? Mangiamo il frutto? Giulio, what the fuck? Il frutto si chiama le ciliegie. Prendere esperienza. Esperienza. Boh. Ok. Ah, buono, mangiamo. Non ce l'ho. Nel sacco ce l'hai, eh. Vediamo nuove mosse. Ok, finalmente. Allora, questa mossa, Mana Return, durante il combattimento io attivo, mi ridarà il mana indietro. Quindi è veramente molto forte. Ah, ma bisogna raccogliere qualcosa, Giulio? Dalle gazzelle? Mi sa di sì. E non ho raccolto un cavolo. Ah, ecco, cosa devo raccogliere. Stavo dormendo proprio. Su 8. Qua non c'è un cavolo. Qui c'è 4 su 8. Non c'è niente. Su 8. Su 8. Sette su 8 ok, Giulio, io direi che andiamo a consegnare questa quest e poi ci fermiamo. Ah, questa è la mappa molto grande, come vedete. Ah, quest'altro castello, Obsidian Stronghold, è anch'esso uno diciamo, delle basi centrali di questo gioco. Te ne manca uno? Ok, gli mancava uno. Andiamo qui e consegniamo. Ok, accettiamo la quest. E allora, guardiamo prima le nuove skill se ci sono. Ok, niente. E per oggi è tutto. E al prossimo video. E anche lui dice alla prossima. Ciao.